Eccoci arrivati a Courmayeur, dove tutto è iniziato. Infatti, quando lo sci era ancora qualcosa di pionieristico, qui già si parlava di turismo bianco. Il comprensorio è composto da due differenti versanti, quello di Chequery, baciato dal sole per tutta la mattina, e quello della Val Venis, che invece viene illuminato durante il pomeriggio. È possibile sciare su più di 100 km di piste, servite da 18 impianti di risalita. Noi andiamo subito al punto, perché vogliamo approfittare delle condizioni eccezionali che solo la mattina può offrire per affrontare la mitica pista internazionale. Tra una pista e l'altra abbiamo incontrato Elena Garda della Courmayeur Mont Blanc Funivie e allora le chiediamo che cos'è Courmayeur. Courmayeur è Monte Bianco, è lo sci al cospetto di questo meraviglioso re della Valle d'Aosta. Tutti i tipi di sciatori qui trovano pane per i loro denti. Sì, lo sciatore esperto, ma anche le famiglie e poi soprattutto i freerider, perché abbiamo un contesto straordinario per il fuoripista. È tutta la mattina che sto sciando, mi è venuta fame, allora vado al Super G, un locale super esclusivo affacciato direttamente sulle piste di Planchequery. Una palestra, una sauna policromatica, musica live, massaggi con pietre calde, pesce fresco e buon vino sono solo alcune delle proposte del Super G. La nostra missione in generale è quella di far star bene le persone. La preski, che è diventata la nostra attività di punta e punto di riferimento per tutti i giovani che vengono a Courmayeur, italiani e stranieri. Sono salito sul punto più alto delle piste di Courmayeur, in cima alla funivia di Iula, e ora mi lancerò per una discesa non stop fino ad Olon. La sciata è finita, ma la giornata ancora no. Ora è d'obbligo una visita a Skyway, una meraviglia tecnologica che ci porterà in cima al tetto d'Europa. La stazione di arrivo della funivia è situata all'interno di una struttura molto affascinante e suggestiva, che ospita una sala cristalli, oltre ad un bar e varie terrazze affacciate su un panorama mozzafiato. Qui ci troviamo ai 3466 metri di Punta il Bronner. Da qui parte la traversata dei ghiacciai, un itinerario di sci fuori pista lungo più di 20 km, che ci porta ad attraversare la Valle Blanche e la Mer des Glaces, fino a raggiungere il paese di Chamonix, in Francia. Per rimanere in tema di freeride ai piedi del Monte Bianco, sfruttando solo gli impianti di risalita, ci si può lanciare dall'arrivo della funivia di Arp giù per il mitico Vess, oppure percorrere il lungo rientro della Val Venis fino ad arrivare in Zerotta. Cala la sera ed è l'ora giusta per un giro tra le vie di Courmayeur, anche se, dopo il tramonto, il centro della vita serale si sposta dalla super esclusiva via Roma a Planchequery. E qui termina il nostro viaggio, continuate a seguirci e arrivederci alla prossima puntata.